ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi ho voluto racchiudere in questo video una mini haul di tre articoli che mi sono stati inviati dalle rispettive aziende, e quindi in realtà è una collabor haul è un video collaborazione che ho fatto con queste tre aziende. Preferisco sinceramente fare un video apposito, farveli vedere, così chi è interessato e li vuole vedere può vedere il video, chi invece non è minimamente interessato alla cosa può chiudere e ci vediamo direttamente al prossimo. Io sinceramente non mi offendo, anche perché queste sono collaborazioni che io ho voluto fare accettando semplicemente un prodotto senza nessun tipo di compenso, quindi accettando un prodotto gratuitamente. Quindi io non ho pagato un centesimo per questi tre articoli, solo ed esclusivamente perché erano delle cose che potevano essere utili e potevano essere carine da far vedere anche a voi. Io non accetto collaborazioni di cose che non mi possono essere utili, perché non le utilizzo. O non accetto, non vado a ricercare neanche collaborazioni di cose che poi nella vita reale non vado proprio a sfruttare, o che ritengo non interessanti per il mio canale o per la tipologia di video che faccio io. Quindi la prima cosa che vi faccio vedere sono queste qua, che sono delle cuffie wireless che mi sono state inviate direttamente dalla ditta a casa mia. Sono della Vauberry. All'inizio non sapevo se mi sarebbero potute servire oppure no, perché io comunque quando vado a montare i video ho sempre utilizzato gli auricolari per sentire un pochino il volume del suono, per avere ben preciso i rumori di sottofondo. Quindi ho pensato, quando mi hanno proposto queste cuffie qua, mi possono essere utili oppure sto facendo spendere soldi inutilmente e poi non le userò mai. E invece vi dico la verità, ragazzi, che quando sono arrivate non ci credevo, ho voluto provarle proprio perché è una cosa totalmente nuova, non le avevo mai provate, e mi sono tornate invece veramente molto molto utili. Adesso vi spiego perché. Allora, queste cuffiette, vi faccio vedere la confezione, vabbè, si apre così. Io non ho idea di quanto costino in questo momento, però vi lascio i link di tutti e tre i prodotti che vi faccio vedere qua giù nell'info box, in modo che voi possiate avere il link diretto e andate a vedere direttamente dal sito qual è il prezzo, eccetera eccetera. Allora, loro si presentano così, si tira fuori il cartoncino, sempre se ce la faccio. Ok, allora all'interno ci sono intanto dei copricuffietta di varie misure, che sono effettivamente di varie misure, quindi a seconda della misura dell'orecchio in cui si devono adattare possono essere sostituiti i copricuffiette. E poi c'è il cavetto con cui le cuffiette possono essere ricaricate, perché si ricaricano semplicemente con la presa USB. E poi naturalmente c'è il librettino con le istruzioni, ma sinceramente non ho ritenuto opportuno andare a leggerlo, perché insomma, in buona sostanza credo di sapere come si possano usare un paio di cuffie. Allora, queste sono così, hanno un cavettino che si mette praticamente dietro la testa. Aspettate che l'ho messa al contrario. Hanno un cavettino che si mette dietro la testa e poi le cuffiette si vanno a infilare nell'auricolare, cioè nel buco dell'orecchio, e questo gommino qui si va a incastrare qua sopra. Io penso che principalmente siano andate a inventare una roba del genere per le persone che o che vanno in bicicletta o che corrono, perché rimangono molto fisse, quindi anche facendo movimenti continui e sbalzi loro non si muovono di un millimetro. Adesso scusate, me le tolgo perché sennò ho il riverbero e non si capisce niente di quello che sto dicendo. Quindi all'inizio non sapevo bene come andare a utilizzarle, nel senso che pensavo sì, delle cuffiette wireless, però io non vado a correre, non vado in bicicletta, cosa me ne faccio? In realtà si sono rivelate utilissime. Perché? Perché io qua, a parte quando vado a montare il video, utilizzo queste.
si sente benissimo anche la musica con queste cuffiette, si sente benissimo quando vado a guardare i video su YouTube, ad esempio. L'altro giorno mi sono tornati utili perché c'era Rebecca che stava studiando sul tavolo di cucina, insomma, sul tavolo da pranzo. Io a fianco stavo stirando. Io solitamente quando mi metto a stirare o mi metto a guardare i video delle ragazze che seguo, oppure mi accendo un po' di musica. Naturalmente con lei a fianco che stava studiando non potevo fare una cosa del genere, quindi cosa ho fatto? Mi sono messa le mie belle cuffiette, mi sono accesa la musica e tranquillamente, continuando a stirare, a spostarmi, a fare, a disfare, sono riuscita a fare tutto, cosa che non avrei potuto fare invece con ad esempio il cavetto delle cuffie normali attaccate al cellulare. Quindi in quell'occasione mi sono tornate utilissime, a parte il fatto che anche quando sto montando i video, che magari mi devo alzare per andare in bagno, mi devo spostare, non devo stare sempre a mettere e togliere, prendo, mi alzo, faccio quello che devo fare e torno sempre con le cuffiette messe e quindi diciamo che è un passaggio in meno che mi devo ricordare sempre di fare. Con questo non vi voglio dire che voi dovete andare a comprare questo articolo, io non vi sto convincendo, però vi sto spiegando in che modo io le ho trovate molto utili. Vi dico la verità, se avessi dovuto acquistarle di mio non ci avrei mai pensato e probabilmente non le avrei mai acquistate, però adesso che mi sono state omaggiate dalla ditta, credo che non ne potrò più fare a meno. Quindi articolo super promosso. Gli altri due articoli che invece mi sono arrivati, li ho richiesti direttamente io alle aziende attraverso la piattaforma Octoly, di cui vi ho già parlato le altre volte. E i due articoli in questione sono Love and Smile Detox della Mercy Andy e una candela di My Julie Candle, diversa da quella che avevo ordinato in precedenza. Allora, questi due prodotti mi sono stati omaggiati direttamente dalle aziende, quindi da Mercy Andy e da My Julie Candle attraverso la piattaforma Octoly. Io anche per questi non ho speso un centesimo, quindi loro mi inviano il prodotto, mi chiedono di provarlo e di fare una recensione e io in base a quello che sento di consigliare, vi consiglio o meno. Cioè vi dico attraverso la mia esperienza e il mio personale utilizzo se potrebbe essere un prodotto valido, un prodotto che vale la spesa oppure no. Quindi iniziamo da My Julie Candle perché è una cosa che io ho già provato, avevo provato l'altra candela più che altro per curiosità di sapere se effettivamente all'interno c'era un gioiello e il gioiello c'è veramente. Quella che ho voluto prendere questa volta è stata invece proprio per una questione estetica. L'ho vista nella bacheca delle varie proposte alla mia personale persona perché praticamente ogni collaboratrice ha una bacheca da cui poter scegliere determinati articoli in base naturalmente al tipo, alla tipologia di canale che ha. Io tra le varie cose ho anche le candele di My Julie Candle, perché comunque trattando di organizzazione casa e di cose di casa è un canale che è abbastanza a tema. Quindi ce ne sono in realtà tantissimi tipi diversi, che hanno dentro le collane, gli orecchini, i braccialetti, gli anelli, possono avere questi quattro tipi di gioielli e hanno 10.000 profumazioni diverse. Io questa l'ho scelta proprio per un puro gusto estetico, perché mi piaceva il colore. Allora, la confezione intanto è bellissima come l'altra volta, cioè solo questa varrebbe veramente l'acquisto. Il profumo è squisito, in questo momento non mi ricordo neanche che tipo di profumazione è, adesso la tiriamo fuori, vediamo se riesco a non romperla. E questa è la candela, ragazzi, cioè è una roba troppo bella, sono praticamente dei bicchieri di vetro che possono essere tranquillamente usati come vasi, come portaoggetti, come portapenne. Io sono rimasta estasiata dal colore, rose gold, che è un colore che sta andando tantissimo in questo periodo, ma di cui io personalmente mi sono innamorata, non semplicemente perché è un colore di moda. E qui dentro c'è scritto che c'è una collanina. Io ancora non ho bruciato questa candela, ma poi magari più in là vi farò vedere in qualche altro video il gioiellino che ho trovato dentro. Sinceramente mi è arrivata stamattina
E siccome volevo fare un video con questi tre oggetti nel più breve tempo possibile, ho preferito comunque farvi vedere già la candela, che ha una profumazione buonissima. Allora, non ha una profumazione specifica, perché non mi pare che sia una fragranza come potrebbe essere vaniglia. No, non me lo dice. Vabbè, comunque anche di queste vi metto il link diretto, quindi sicuramente lo troverete sul sito. Comunque il profumo è buonissimo, è un profumo dolce e pulito, assolutamente non nauseante. Penso che sarà veramente molto bella una volta accesa. Qui dentro, come vi dicevo, ci sarà una collanina che io magari vi farò vedere in uno dei prossimi video, una volta che l'avrò trovata. Quindi questa sicuramente è il top. Vi faccio anche notare che la scatolina è talmente carina che Rebecca, appena l'ho tirato fuori la candela, mi ha detto: mamma, ma questa ti serve? E gli ho detto: no amore, non mi serve. Allora la posso usare io? E se l'è già personalizzata, ragazzi. Si è già fatta il suo lavoretto, ha già scritto il suo Rebecca, mi ha detto: questa me la porto a scuola, mi ci metto le cose di scuola. Gli ho detto: sì amore, però questa scatolina all'interno dello zaino si rompe, si schiaccia, cioè come fai? Ah, allora me la lascio a casa, me la tengo lì. Vabbè, comunque la scatola è bellissima e ha ragione di volerla sfruttare. L'ultimo prodotto di cui vi parlo invece è una cosa che riguarda il sorriso. Smile Detox. Sono praticamente 14 bustine da utilizzare, una ogni giorno per 14 giorni, che hanno all'interno dell'olio di cocco, a quanto ho capito io. Sì, dell'olio di cocco. Naturalmente sono di origine, col 99% di origine naturale, altrimenti non l'avrei mai utilizzata. Ah, una cosa che non vi ho detto, anche la candela, il My Julie Candle, sono candele vegetali, quindi non inquinano assolutamente e non sono dannose né per l'ambiente né tantomeno per noi che le respiriamo all'interno delle nostre case. Quindi, come vi dicevo, anche questo è un prodotto con 99% di origine naturale, quindi l'ho voluto provare proprio per questo motivo, a differenza di tanti altri prodotti che mi vengono proposti nella bacheca, che invece sono chimici e sono silicone allo stato puro, e quindi quelli non li andrò a scegliere mai. Questo mi è sembrato carino. Ero curiosa di capire se una cosina del genere potesse essere effettivamente una cosa sbiancante. Io sono anni che cerco qualcosa che mi sbianchi i denti e nulla mai ha fatto quello che prometteva, quindi ho detto vabbè, questo lo proviamo, già che è comunque gratis per me, non mi costa niente e in più posso effettivamente provarne l'efficacia o meno e dirlo soprattutto alle ragazze. Non lo so, in questo momento non vi so dire se sbianca o meno, perché fino adesso ho usato soltanto 3 bustine, quindi non vi so dire se effettivamente alla fine dei 14 giorni avrò i denti più bianchi, però vi posso dire che quando si spreme la bustina in bocca, allora praticamente, aspettate che ve lo faccio vedere. Rebecca sta facendo i compiti, quindi io quando vi voglio guardare qualche video su YouTube, aspettate che è partito l'audio, quando voglio guardarmi qualche video su YouTube oppure ascoltarmi un po' di musica, approfitto e utilizzo le mie nuove cuffiette Bluetooth senza fili, e sono comodissime. Adesso ne approfitto e vado a farmi una delle bustine.
sono delle bustine così. In ogni bustina ci sono 10 ml di olio di cocco e credo di altre sostanze. Sì, praticamente è una specie di colluttorio a base di olio di cocco. Dice di essere sbiancante, non lo so, di questo, come vi dicevo, ve ne parlerò. Vi dico soltanto che il gusto all'inizio è un po' strano, nel senso che mettere in bocca una bustina di olio all'inizio fa un pochino senso. Ha in realtà un sapore molto buono, perché come vi dicevo sa di olio di cocco. Va tenuto in bocca per 10 minuti, quindi come un colluttorio normale, vanno fatti come dei risciacqui, dopodiché viene sputato senza risciacquare ulteriormente con acqua. La sensazione che lascia in bocca è di una bocca pulita, si sente proprio la sensazione del pulito e ha un retrogusto che sembra di liquirizia, che persiste per un'oretta buona dopo che sono stati lavati i denti. Quindi non so se alla fine effettivamente mi sbiancherà i denti, però nel frattempo che lo utilizzo ne godo pienamente e spero sinceramente che qualcosina lo faccia, perché il sapore è buono, potrebbe avere anche una buona riuscita. Non ho idea se l'olio di cocco sia uno sbiancante naturale, sinceramente non l'avevo mai sentito, non lo so. Io vi lascio il link anche di questo, così andate voi a vedere. Naturalmente anche di questo prodotto, fra qualche video, continuate naturalmente a guardarli, vi saprò dire se effettivamente ha avuto l'effetto desiderato oppure se è semplicemente l'ennesima fesseria, giusto per dire che è una cosa sbiancante. Ok ragazzi, come vi dicevo, vi darò maggiori chiarimenti poi nei prossimi video. Io spero per il momento intanto di esservi stata utile. Vi lascio tutte le informazioni giù nell'info box e vi mando un bacio. Ci vediamo alla prossima. Ciao!